Radio Radicale, siamo con Paola Balducci, avvocato, è stata parlamentare dei Verdi e consigliere del CSM e si sta occupando attualmente della riforma del codice di procedura penale nella commissione incaricata di fare questa importante riforma per parlare di carceri. Dopo le parole di Mattarella sulla situazione carceraria. La situazione sta diventando sempre più grave e lo vediamo da tante vicende, dalle morti in carcere. Allora Mattarella è intervenuto su questo. Cosa si può fare considerando che dall'epoca di Tangentopoli noi non possiamo più prendere, come facevamo una volta, provvedimenti di indulto o di amnistia? Grazie per la domanda. Infatti c'era anche il presidente Pisicchio col quale oggi facciamo questo bellissimo incontro. Noi riuscimmo con sforzo ad approvare l'indulto, quindi parliamo del 2006, quindi tantissimi anni fa. L'amnistia non fu possibile. Io insisto e ripeto, è una battaglia che sto facendo, forse in solitudine, perché i voti per arrivare all'indulto, come sappiamo, ci deve essere una maggioranza qualificata e non è facile averla perché le opinioni nel Parlamento e nel Governo non sono di questo segno. Però arriviamo alla domanda che a me sta molto a cuore. Qui vi è una situazione esplosiva nelle carceri. Sembra che si sia dimenticato l'articolo 27, comma 3, che dice le pene, non la pena. Le pene devono servire alla rieducazione. In realtà la situazione carceraria fa tutt'altro, perché chi è all'interno del carcere difficilmente, salvo eccezioni, ha possibilità di svolgere attività lavorative, di studiare, cioè di creare tutte quelle situazioni che possono dare una seconda chance. Perché chi sta in carcere non è solo, come spesso la stampa descrive, le persone che hanno commesso i reati più gravi, i reati di stampo mafioso, magari e altri reati simili. Vi sono tante persone che magari sono arrivate alla fine della pena, manca poco, e non c'è nessuna possibilità di anticipare il momento in cui escono. Suicidi, velocemente. Il tema dei suicidi a me sta molto a cuore. Quest'anno sono, oggi siamo nel mese di marzo, siamo quasi più di 20 suicidi. Le faccio una domanda Quasi retorica. uno ogni 2 giorni. Esatto, ma lei lo sa chi si suicida? Non le persone che entrano in carcere, qualcuno anche perché il momento dell'entrata in carcere è traumatico per tutta quella serie di verifiche, anche corporali, ma chi sta per uscire dal carcere, perché vi è la paura di affrontare il vuoto, magari i rapporti con le famiglie non ci sono più, la ricerca di un lavoro che diventa molto difficile, visto la crisi anche economica di questo nostro paese. Quindi ci sono tanti segnali forti che porteranno, glielo dico e mi dispiace dirlo, a un grande rischio che si ritorni ad avere anche delle rivolte anche all'interno del carcere. Allora la risposta, Come negli anni 70. bravissimo, lei lo sa quando l'unica normativa importante che è stata fatta a favore dei detenuti è stata la legge sull'ordinamento penitenziario, udite udite quando? 1975, in pieno periodo del terrorismo, ma mica perché il legislatore fosse come dire umano rispetto a questa situazione storica, ma perché aveva capito che si sarebbero fatte delle rivolte. E se non vi è la speranza di poter Cioè lo fecero uscire per dal paura. carcere. Ecco, per anche un tema molto intelligente di politica giudiziaria, io ti do una riforma dell'ordinamento penitenziario che consiste nella individualizzazione della pena, quindi il carcerato non è più un numero ma un individuo e ha la possibilità di arrivare a pene alternative, a sostituzione della pena detentiva e questo è stato un grande, grandissimo successo. Oggi in Parlamento vi sono tante proposte, c'è la liberazione speciale anticipata, si discute se bisogna contare i 70, i 20, i 25 giorni. Questa è stata una proposta voluta molto anche dai radicali, ma io vedo che i tempi sono tanto troppo lunghi. Allora, quali sono al di là dell'amnistia e dell'indulto che potrebbero in qualche modo aiutare a evitare questo lavoro enorme, ma non solo quello. Anche dei magistrati di sorveglianza che non hanno l'aiuto per poter poi decidere se una persona deve essere messa in carcere oppure può accedere ai riti alternativi. E poi c'è un'altra cosa importantissima, e chiudo. Qui cerchiamo di risolvere i problemi in modo un po' distonico, a seconda che arrivi un governo di un tipo o di un altro.
panpenalismo, non è possibile che vi sia una esigenza sempre di ricondurre tutto alla sanzione penale. Questo porta ovviamente a processi, a carcere e quant'altro, e questo non va bene. E poi il desiderio invece di dire che il carcere deve essere l'estrema ratio. Io anche come avvocato assisto a episodi allucinanti dove la custodia cautelare sta diventando una forma di anticipazione della pena. Questo non va bene, quindi mettiamoci d'accordo tutti, persone. Qui abbiamo i discorsi del Capo dello Stato che ci parlano dell'umanità, della pena, della seconda chance che si deve dare ai detenuti. Mettiamoci d'accordo nel risolvere il problema del carcere con questo cartello. Il carcere deve essere l'estrema ratio. Per il resto si deve dare a tutte le persone che commettono reati una seconda chance, lavoro, studio e quant'altro. Però mi consenta di dire una cosa, anche la prevenzione. Cioè, se le persone molte volte sono determinate a commettere certi reati, probabilmente deriva da una situazione economica, familiare e quant'altro che non ha portato a fare le scelte giuste. Vuole dire qualcosa del fenomeno dei pestaggi che non si arresta più? C'è sempre stato, ma dal periodo di Santa Maria Capua Vetere ad oggi è peggiorato. Sì, allora il tema dei pestaggi è una cosa gravissima e ho visto che la magistratura sta intervenendo con tempestività. Questo è un altro tema importante che deriva anche da un fatto che, al di là che anche la situazione di chi sta dall'altra parte non è una situazione facile, perché questo modo di aggredire non è un modo civile, devo dire anche lì ci vuole una maggiore preparazione e educazione delle persone che si mettono in contatto con i detenuti, quindi della polizia penitenziaria e quant'altro. Però il tema del pestaggio è un tema molto molto grave, perché veramente è una forma di mancanza di democrazia di un paese. Questo paese non merita queste forme di reazione. Grazie all'avvocato Paolo Abolducci. Grazie.